Ecco, partite le ostilità tra Pianura e Ischia Calcio. Tocco di tacco che non va, ma ancora Borrelli in azione per il 7 tedesco. Riesce ancora una volta a rimediare la difesa, ma in maniera confusionata, gran tiro del Pianura e tuffo in volo di Mennella. Occasione del Pianura Calcio per passare in vantaggio. Eccolo qui il cross. Ancora lui, il numero 9 Borrelli, ma manda la palla in alto. Buona trama offensiva questa volta sull'out, cross al centro. Riesce a metterci una pezza Saurino, ma ancora il Pianura. E che tiro! Parata di Mennella che la butta sul palo. Fischio dell'arbitro. Tiro. Traversa. Parte alta della traversa che arriva ora. Ufficialmente ripartono le ostilità tra i due team. A difesa, pressati dal Pianura. Attenzione al numero 10 Sogliuzzo, con uno spunto vincente riesce a mettere la palla al centro, ma ci mette una pezza questa volta il portiere del Pianura Navarra. Cerca di involarsi sulla fascia, conquista palla, ruba palla al difensore del Pianura, entra in area, cerca di metterla al centro. Era ottimamente posizionato il 10 Sogliuzzo. Si invola l'Ischia sull'out, entra in area, tiro. In fase offensiva, ecco il numero 9, Borrelli che cerca il tiro, cerca di imbucare il numero 11, Cardone. Pianura con il suo numero 11, Cardone, lancio lungo a cercare il 9, Borrelli, spinto forse dal 4 Saurino. Raseggiano i due, ancora i due, cercano spazi. Borrelli, limite dell'area, tiro! 18 a Curso, ha preso il posto dell'11 Castagna, ora palla. Giocatori stanchi anche un po'. Attenzione, il numero 20 del Pianura, Polverino, tiro da fuori area, tiro da fuori area, parata di Mennella. Ora altra azione, si riprende il gioco. Dopo diversi minuti, azione dell'Ischia, il 2, tiro da lontano, grande tiro di Esposito. Attenzione, c'è il 17, Trani che subisce una manata sulla tre quarti. Sulla tre quarti, ed è anche giallo per il numero 4, doppio giallo per Pellini. La partita finisce 0-0.